Siamo con Lorenzo Quagliozzi, regista di Illusione, selezionato nella sezione Nuovi Autori Italiani. Lorenzo, benvenuto nel nostro festival. Grazie mille a voi per aver scelto Illusione nella vostra selezione. Grazie mille davvero. Io volevo partire un attimo dal titolo del film. È un titolo che indica fondamentalmente un concetto, prima ancora che un elemento della storia, un personaggio. Volevo chiederti innanzitutto il perché della scelta del titolo del film. Ma è venuto un po' spontaneamente, nel senso che l'idea era quella di creare l'illusione che delle fotografie statiche fossero in realtà delle riprese vere, cioè delle riprese girate, che delle immagini fisse fossero in realtà delle immagini in movimento. Quindi anche l'illusione, per esempio, del suono, è un po' tutta un'illusione, tutti gli elementi che costruiscono il film creano un po' un'illusione. Quindi è venuto piuttosto spontaneamente. Anche il montaggio a suo modo crea l'illusione che queste fotografie che furono scattate insomma, nel corso degli anni abbiano davvero una sorta di conseguenzialità che nella realtà non hanno, naturalmente. Lorenzo, fare un film interamente con l'archivio non solo è un'operazione rischiosa, ma è anche difficile creare un nuovo stile, una nuova proposta, proprio dal punto di vista estetico. Alla fine parliamo di un tipo di lavoro che è vero che è stato reso celebre da Chris Marker, ma è sempre esistito, anzi si può quasi dire che l'archivio quasi preceda l'idea di cinema stesso come narrazione. In questo senso però Illusione riesce a creare uno stile molto originale. E quindi volevo chiederti di parlarci un po' del lavoro sul suono, sulla regia che hai impresso a questo archivio e se le idee che hai avuto e che alla fine sono diventate definitive le avevi già pensate oppure sono state il frutto di un processo che hai fatto mentre assemblavi il materiale. Sì, ma allora, per quanto riguarda la regia, in realtà paradossalmente mi ha dato molta libertà, nel senso che anzi mi ha permesso quasi di fare delle cose che in un film magari, in un film vero e proprio, non avrei potuto fare, proprio perché naturalmente tutta una serie di problemi di budget non me l'avrebbero permesso. Qui invece c'è addirittura una scena di guerra. Che ho un po' inquadrato dicendo, diciamo, rifacendomi al cinema americano che amo. Quindi sì, insomma, è una regia che paradossalmente è anche un po' più libera di quella che avrei potuto adottare invece in un film di finzione che sarebbe stato legato magari a tutta una serie di problematiche di budget. E per quanto riguarda il suono, in realtà e in effetti la cosa che un po' mi preoccupava di più è quella su cui ho lavorato maggiormente. Forse perché in genere il suono è sempre quella cosa che viene magari tralasciata un po' nel film, nel senso è sempre quella cosa a cui si pensa alla fine, soprattutto quando si è all'inizio o comunque quando si fa un film a basso costo. E in questo caso per me era importante che l'audio descrivesse sì le immagini, però in qualche modo non le andasse a coprire, nel senso che un suono troppo didascalico avrebbe potuto in qualche modo, più che allontanare le immagini dalla loro origine statica, in qualche modo avrebbe invece potuto richiamarla, e invece il mio intento era nascondere questa natura statica. Quindi ecco, era importante anche cercare un compromesso col suono. Finché non fosse né troppo didascalico né troppo lontano dalle immagini. Quindi sì, diciamo, il suono mi ha richiesto molta concentrazione, un sacco di lavoro, anche a film ultimato ci sono tornato spesso. Quindi cioè, sicuramente sul suono è stato fatto un lavoro di ripensamento continuo, ecco, sì, assolutamente. Poi nel film, che ricordo anche al pubblico, è un film interamente realizzato da te, dal primo all'ultimo frame, audio e video, con praticamente un budget vicino allo zero, c'è una storia con la S minuscola, che è, diciamo, la storia di questa Ismene, e poi c'è la storia con la S maiuscola, che al di là del valore culturale e della profondità che riesce a dare ad un lavoro,
è stata usata anche per una questione ritmica, narrativa, proprio drammaturgica, se Sì. possibile. Tra tanti escamotage narrativi possibili, comunque hai scelto questo e volevo chiederti perché fosse importante per te inserire l'elezione di Kennedy, lo sbarco sulla Luna, la guerra in un film. Sì, ma era importante primo perché mi sono reso conto che in qualche modo dava una sorta di scansione alle scene, in qualche modo gli dava un passaggio temporale che aiutava molto. E quindi questa è stata soprattutto la mia prima idea, nel senso che era il motivo principale per cui ho adottato questa soluzione tra la storia vera e propria e la storia personale di lei. E l'altro motivo poi per cui ho adottato questa soluzione, che me ne sono accorto mentre lo facevo, era proprio in qualche modo la possibilità di girare un film in un'epoca che, appunto, cioè, a meno che non fai un film con budget piuttosto elevati, è difficile mettere in scena eventi del genere. Questo tipo di racconto me lo permetteva, e quindi è stato anche parecchio divertente, diciamo, raccontare poi una storia sulla quale comunque non è che mi permetto di dare qualche giudizio, è un po' anche una storia un po' di tutti noi alla fine, perché dal secondo dopoguerra indubbiamente alcuni eventi della storia americana sono legati anche a noi. E poi man mano che giravo il film, man mano che mettevo insieme i materiali, mi sono accorto che in qualche modo nel film c'è la storia americana, prendo molto, molto, molto della corsa allo spazio. E in qualche modo mi sono reso conto che questa corsa allo spazio un po' si rifletteva anche nella sua vita. Cioè, il pensiero che con l'arrivo dell'uomo sulla Luna si sia raggiunto un traguardo, ma sia finito anche qualcosa, in qualche modo si riflette anche nella vita di lei, che in qualche modo finisce un po' con lo sbarco. Sul finire del film lascia un po' intendere questo. E quindi, ecco, diciamo, ho trovato questa unione del racconto tra la storia vera e propria e una storia personale molto, molto divertente da girare e anche molto d'aiuto per il racconto stesso, ecco. Io ti lancio, diciamo, una provocazione. La consistenza, delle immagini che hanno lo scopo di ricordare è cambiata molto ultimamente. Col fatto che oggi tutti possediamo una macchina da presa fondamentalmente dentro i nostri telefoni, è diverso dal passato, quando qualcuno ti scattava una foto e forse ti coglieva anche un po' di sorpresa, non veniva ricontrollata prima della stampa. Oggi siamo tutti in grado di decidere con molta più precisione la forma dei ricordi che poi andremo a creare. Possiamo riorganizzarli, scattarli più volte e in qualche modo c'è una forma di controllo della memoria. E questo creerà un archivio con tutta un'altra pasta, cioè un archivio di ricordi controllati e forse anche inoffensivi da questo punto di vista. E quindi volevo chiederti, secondo te, come sarebbe un film del genere fatto con immagini però scattate con i cellulari, senza il passato, e se pensi che in futuro lavorerai film d'archivio più orientati verso il futuro, appunto, verso epoche presenti e future? Wow, ma io credo che l'archivio in qualche modo. Io in realtà nasco col desiderio di essere un regista di film di finzione, però col tempo mi sono reso conto dell'enorme fascino dell'archivio e degli incredibili modi con cui lo si può trasformare e creare un vero e proprio film. Che qualche volta può unirsi alla finzione, come nel caso di registi come Herzog, ma altre volte invece può anche costituire da solo un film vero e proprio che è sì un documentario, ma sembra quasi più
possedere le forme della finzione, penso a certi lavori di Sergei Losnitsa, come l'ultimo presentato a Venezia sui funerali di Stalin, che è una cosa incredibile. Quindi credo, per rispondere alla tua domanda, che in qualche modo sì, esisterà sempre un modo per rilavorare gli archivi, trasformarli in qualcosa di filmico. In realtà, poi quello che dici tu sui diversi materiali è vero assolutamente per la nostra epoca, però in un certo senso è vero anche per l'epoca che ho trattato con Illusione, nel senso che alla fine poi il materiale che ho maneggiato non era poi tutto della stessa pasta. Io poi nel film ho cercato di renderlo, ma semplicemente per questioni appunto di logica filmica, ecco, ho cercato di renderlo tutto della stessa pasta, appunto, però in realtà i materiali erano molto diversi, perché tra le fotografie che puoi avere di un tuo familiare degli anni 30 e quelle che puoi avere degli anni 60 c'è una grande differenza, perché negli anni 30 magari la fotografia era già qualcosa di più, come posso dire, più vicina ad un evento in particolare, insomma, celebrava gli eventi, quindi un matrimonio, la nascita di un figlio, eccetera. E negli anni 60 questo era già cambiato, perché c'era una fotografia più istantanea e quindi magari di una giornata, anziché avere tre fotografie come poteva essere negli anni 30, 40, ma anche 50, a partire dagli anni 60 in poi hai rullini con 60 scatti, 100 scatti, quindi ecco, anche questo era molto interessante nell'assemblare il film. E credo che sì, anche in futuro, quindi un modo per unire tutti i diversi materiali che esisteranno della nostra epoca, che cambiano anche da anno ad anno ormai, perché il mondo cambia continuamente, esisterà un modo sicuramente per rimetterlo insieme e crearne qualcosa di nuovo e appunto in una logica più vicina al film che non appunto all'archivio nudo e crudo, ecco. Lorenzo, io ti ringrazio per il tuo contributo, per aver risposto alle mie domande, e spero che insomma il pubblico troverà il tuo lavoro interessante almeno tanto quanto l'ho trovato io. Invito anche le persone che insomma ci seguono a venirlo a vedere dal vivo, visto che lo proietteremo a Roma anche nell'edizione dal vivo del festival, e insomma noi ci vedremo lì, quindi ti do un saluto sapendo che ci incontreremo presto anche da parte di tutto lo staff del festival. Grazie mille davvero, ci vediamo lì allora.